Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi parleremo dell'ultima lettura che ho fatto, e cioè di Vicious di LJ Shen, autrice che ha occupato il primo posto nella classifica di Amazon per molto tempo. Infatti è stato tra i primi romanzi più acquistati sul sito di Amazon. Perché l'ho acquistato? Dunque, l'ho comprato perché mi aveva attirato molto la copertina. Mi aveva attirato questa mano su questi capelli un po' rosa e l'ho comprato. Dopo averlo ricevuto, ho saputo che è stato uno dei romanzi più venduti su Amazon, che in molti l'hanno letto, e quindi ho detto vabbè, poi lo leggerò. Ho deciso di leggerlo adesso perché volevo fare una lettura diversa, proprio volevo immergermi in qualcosa di diverso, e lo è stato perché la storia è completamente diversa da quelle che leggo di solito. Però non mi aspettavo di imbattermi in una storia comunque più o meno già raccontata. Ma andiamo per ordine, parliamo della copertina che, come vi ho già detto, è bellissima. Ha queste tonalità del rosa in primo piano, ovviamente con questa capigliatura. Abbiamo il sottotitolo qui ripreso in rosa e anche dei fiori di ciliegio giapponesi che sono un live motif del romanzo. Il romanzo l'ho pagato 13,90 euro e sono circa 370 pagine, con capitoli che iniziano proprio con questo richiamo sempre i fiori di ciliegio, e la storia di questo romanzo la seguiamo attraverso due punti di vista: dal punto di vista della protagonista femminile Emilia e dal protagonista maschile soprannominato Vicious. La storia ci viene introdotta dalla protagonista femminile Emilia, nel quale ci spiega subito che Vicious, cioè Baron Spencer, è stato il suo incubo da ragazzina. Emilia è figlia di una coppia che lavora nella villa di Vicious, appunto, e svolgono attività domestiche e manutenzione di giardini, eccetera, eccetera. Quindi lavorano 24 ore su 24 al servizio della famiglia Spencer. La storia ci inizia subito, nel senso che Emilia si ritrova ad assistere, più che altro ad ascoltare, un dialogo scomodo che la farà apparire da subito come ostile agli occhi di Vicious, appunto. Lui le renderà la vita impossibile durante gli anni di liceo, ma scopriremo più avanti del perché lo fa. I due hanno all'inizio un rapporto di amore e odio che sfocia in vari loro comportamenti strani, nel senso che Emilia è molto attratta da Vicious, però non lo dà a vedere, un po' per non dargli soddisfazione, un po' perché è impegnata in una storia con uno dei migliori amici di Vicious. Lui non vuole questa relazione, infatti si oppone, cerca di riprendere Emilia per sé. Perché? Perché lui la sente come una sua proprietà e non vuole che uno dei suoi migliori amici inizi a frequentarla e ci vada a letto per farle perdere la verginità, cosa che succederà. Quindi Vicious la prende di mira perché comunque si sente di non aver ottenuto ciò che lui ha sempre reputato come suo. Ritroviamo questi protagonisti 10 anni dopo. Emilia lavora in una specie di caffetteria dove incontra per caso Vicious seduto a tavolo con un cliente e si ritrova, insomma, costretta a servirli perché lei fa la cameriera lì. Emilia si trova a New York con sua sorella che ha problemi di salute, infatti ha dovuto lasciare momentaneamente l'università per curarsi. E Emilia lavora per procurarle più medicinali possibili. Non vivono in una situazione economica bella, si arriva a stento a fine mese perché comunque la sorella di Emilia ha bisogno di medicine e l'appartamento in cui abitano ora è molto umido. Vicious non si fa sfuggire questa sua seconda occasione per ottenere e avere per sé Emilia, per un futuro lui spera portarsela a letto. Viene a conoscenza Vicious della situazione economica drastica in cui si trova Emilia e la sorella, e quindi le offre un lavoro come sua assistente. Lei sa che è un'arma a doppio taglio, ma accetta perché ne ha veramente bisogno. Quindi seguiamo i due protagonisti in questo nuovo cammino insieme che li porterà a scoprire dentro di loro un sentimento che
non è perverso, ma è un sentimento sincero. Dunque, per quanto riguarda la storia propria del romanzo, io non è che mi aspettavo qualcosa di diverso, ma non mi aspettavo, come ho già detto, una storia comunque più o meno già raccontata. Questa, diciamo, passione, tra virgolette, adolescenziale che rimane sospesa e viene conclusa in età adulta. A parte tutte le vicissitudini con gli altri amici di Vicious, con la famiglia di Emilia, tutto l'intreccio che ovviamente non vi so raccontare perché se non l'avete letto, insomma, non lo vorreste sapere. Mi è sembrato di leggere qualcosa di già sentito, già orecchiato, già scritto. Un punto a favore lo do alla narrazione dal punto di vista di Vicious. È la prima volta che leggo di un uomo che si esprime, prima di un ragazzo, poi da uomo, che esprime il suo parere sinceramente, nel senso che sono abituata a leggere magari romanzi in cui il pensiero di un uomo, personaggio maschile, è sempre molto velato. In questo caso no, perché proprio sia un ragazzo nella prima parte e un uomo nella seconda, in cui i suoi pensieri sono sfacciatamente reali, cioè parla sfacciatamente di volersi scopare, letteralmente lui usa proprio questa parola, Emilia, di volersi portare a letto perché di sua proprietà, perché sua, non nasconde i suoi sentimenti avversi verso la sua matrigna, non nasconde il suo essere opportunista, non nasconde il suo essere forte, ottenere ciò che vuole anche nell'ambito lavorativo. Quindi diciamo che così come veniamo a conoscere Emilia a 360 gradi, conosciamo anche un personaggio maschile in tutte le sue sfumature e non soltanto nella vena romantica, anzi di romantico lui ha ben poco. Non l'ho letto tutto d'un fiato, l'ho ripreso più volte perché ecco sì, mi sembrava di leggere qualcosa di già visto, già orecchiato. Per il resto comunque non è un romanzo brutto, anzi, volevo però staccarmi dalle trame che insomma dei romanzi che stavo leggendo ultimamente, quindi questo è stato un, diciamo, più o meno un buon compromesso per spezzare la mia andatura young adult. Questo romanzo fa parte della collana The Same Series, sempre di questa scrittrice Shen, e gli altri sinceramente non li ho letti, ma non mi interessano perché se sono più o meno di questa impronta. La cosa che mi ha sconvolto di più è questa. La copertina è bellissima, ma tolta, guardate che copertina orribile che c'è. Cioè, penso sia il personaggio maschile, non lo so. Guardate che brutta, è bianco e nero, che si riprende anche dietro. Non mi piace per niente. E ho apprezzato il fatto che comunque ci abbiano messo questa. Ho apprezzato che ci sia questo colore dei fiori di ciliegio perché è uno dei leitmotiv del romanzo e stranamente per un romanzo del genere ho trovato una citazione che mi è piaciuta particolarmente che vorrei leggervi. Momenti come quelli mi ricordavano che la vita era dura, ma non brutta, e c'è differenza tra le due cose. Una vita dura equivaleva a una vita piena di ostacoli e di sfide, ma era anche piena di persone da amare e di cui prendersi cura. Una brutta vita equivaleva a una vita vuota. Una non necessariamente difficile e impegnativa, ma priva di persone da poter amare e di cui prendersi cura. Mi è piaciuta tantissimo questa citazione e me la sono segnata e la aggiungerò alle altre. Voi avete letto questo romanzo? Cosa ve ne pare? Vi è piaciuto? A me, insomma, è stata una cosa per staccare un po', dai mondi young adult. Questo è tutto per oggi, ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao!